Udienza il prossimo 9 ottobre per la morte del quindicenne di Gaggi Salvatore D'Agostino avvenuta nel 2016. Il PM Fradà ha chiesto il rinvio a giudizio per la presidente, un manager della Gemmo Spa. Restano stazionarie ma serie le condizioni dei due operatori rimasti coinvolti in un incidente ai cantieri Palumbo. Sono ricoverati al policlinico, uno dei due è stato operato. L'intervento del vicino di casa ha evitato che un trentenne morisse intossicato ieri nell'incendio sprigionatosi all'interno della sua abitazione nel complesso Garden Villa all'Annunziata. In attesa di un incontro con il primo cittadino, i sindacati si dicono pronti allo sciopero. A rischio c'è il servizio di trasporto pubblico e lavoratori dell'ATM. Il primo cittadino Cateno De Luca è attivo su più fronti e sta intensificando i contatti con le forze imprenditoriali cittadine con l'obiettivo di rilanciare il calcio messinese.